Monumento nazionale per la sua bellezza medievale, Venzone sorge alla confluenza di due valli, modellate dal lento fluire delle candide acque dei loro fiumi. Le scoscese pareti delle Prealpi Giulie, che si innalzano a vedetta delle terre sottostanti, sono la perfetta scenografia per il borgo, che ha mantenuto intatte le caratteristiche di centro medievale, come se protetto e custodito dalle vette che lo recingono. La posizione geografica, posta lì dove stringe la valle, l'ha resa un importante punto di passaggio, soprattutto per i traffici commerciali, fin dai tempi dei Celti. Dogana nel passato, Venzone mantiene ancora un ruolo centrale tra il nord Europa e l'Italia. Venzone è un paese, una cittadina del Friuli Venezia Giulia, collegata in una importante viabilità che collega l'Italia Venezia a Vienna. È una via che la storia ha segnato nel tempo, in questi millenni, in maniera significativa. E la nostra cittadina è una cittadina interessante, cittadina carina, una cittadina che nasce mille anni fa, un po' di più di mille anni fa, e che oggi si è trovata ad essere ai confini del nord-est dell'Italia fino a un po' di anni fa, e oggi con l'Europa essere un po' al centro dell'Europa. Quindi una nuova visione, ma Venzone ne ha passate tante ed era già stato al centro dell'Europa. La natura, che tutto può, così come ha creato questi incredibili paesaggi, nel maggio del 1976 ha inflitto al borgo di Venzone e a tanti altri del Friuli una terribile pena. Questa sua costruzione, questa sua evoluzione trovano stop nel 1976, che è il due terremoti che lo distruggono quasi totalmente e quindi rovinano in maniera quasi definitiva tutto il patrimonio monumentale della nostra città. L'incredibile lavoro che fu attuato negli anni successivi alla distruzione, con protagonisti non solo i cittadini del comune, ma anche tanti volontari provenienti da ogni parte d'Italia, hanno reso possibile la ricostruzione del paese, mantenendo intatto l'aspetto e l'architettura antecedente agli eventi sismici, adottando la tecnica filologica dell'anastilosi. A testimonianza dell'impegno profuso da ogni singolo personaggio che si prodigò affinché uno dei monumenti più belli d'Italia non andasse perduto, fu conferita alla cittadina di Venzone nel 2003 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi la medaglia d'oro al merito civile. Fondamentale fu la politica adottata subito dopo l'evento, che diede maggiore priorità alla costruzione delle fabbriche e degli ambienti artigianali, favorendo l'occupazione, rendendo ancora oggi Venzone una città economicamente salda, con un'importante zona industriale ed artigianale nella frazione di Carnia. Mantiene una economia, come dicevo prima, non agricola, perché abbiamo un territorio che ha molta montagna e ha il fiume Tagliamento che lo attraversa, un bellissimo fiume, poi ha la Venzonassa, che è caratteristica un po' del paese e anche del nostro stemma.
Varcate le soglie delle porte che danno accesso alla cittadella, cinta da salde mura e protetta da torri di vedetta, rimaniamo incantati dalla bellezza sublime delle sue architetture. Un paese dal bianco candore che reca nei suoi edifici tracce del passato glorioso e del potere che rivestì. Attraverso un immaginario viaggio nel tempo, giungiamo nel magnifico 300 Venzonese, in cui il fasto è testimoniato dai palazzi signorili, come Palazzo Orgnani Martina. Varcando l'arco d'ingresso, un caratteristico cortile delimita gli ambienti, oggi sede del Museo della Terra di Venzone. Qui il visitatore può approfondire le sue conoscenze sugli aspetti naturalistici del luogo visitando la mostra Foreste, Uomo Economia nel Friuli Venezia Giulia. Il percorso espositivo illustra l'ecosistema della foresta del Parco Naturale delle Prealpi Giulie nei suoi aspetti storico-culturali, vegetazionali e faunistici. Shadow land, this frozen tundra hand, I'm turning it from shade to